Ciao a tutti ragazzi da Corazon9 e bentornati sul mio canale per questa nuovissima sfida su Pokémon Showdown. Siamo ragazzi col quarto appuntamento, vi ricordo subito di spolliciare e supportare la serie con commenti e mi piace. Ma ragazzi, in questa sfida vedremo di nuovo la squadra della scorsa volta, quindi con Alakazam e Manectric. Ma vi prometto ragazzi che dalla prossima sfida applicherò anche un po' i vostri consigli. Detto questo, cominciamo subito ragazzi, ma sì, cominciamo subito, non ho tanto altro da dire, sono appunto di supportare la serie e mi raccomando darmi tanti consigli e portare pazienza nel mio errore. Allora, sono tornato ragazzi con la visuale dall'altra parte. Cominciamo subito ragazzi con Ductile e Ferrothorn, non so perché lo mando per primo, ma ragazzi di fatto con un bel giro lo mando fuori alla faccia del suo Earthquake. E mi manda Keldeo Resolute, io cambio, metto Umbreon. Pensando che sia un attaccante speciale, ma io sono Nabbo e invece no, è un attaccante fisico e non lo sapevo. Quindi riswitcho e mando Ferrothorn. Ma e invece aveva ragione, perché era un attaccante speciale e io pensavo un casino terribile, una batta incredibile, ma non vi preoccupate, non è finita qua. Allora, Alakazam contro Latios, Mega Evolvo Alakazam e uso Psichico. E diminuisce la difesa speciale. E faccio anche un bel attacco con il folletto che non so quale sia e lo mando KO essendo super efficace. Manda Metagross, odio Metagross, ok, quando è contro, lo amo quando è come, ma odio quando è contro. Bullet Punch, un pugno che ti fa, va per forza più veloce, perché è sempre più veloce, quindi penso di sì, vabbè, fatemi sapere. Talonflame, odio, odio totale per lui. Mi manda giù ed è più veloce di me. Spiegatemi perché Talonflame è più veloce di un Mega Alakazam. Tutto sulla velocità, ragazzi, spiegatemelo perché questo veramente non l'ho saputo spiegare. Mando Manectric, meno male, con il suo Thunderbolt, manda giù Talonflame, che veramente è il Pokémon che odio di più, è il Pokémon che non voglio mai avere contro. Meno male, ragazzi, che la sfida è già finita, io non so cosa dire, ma è già finita, che devo fare? Comunque, perché secondo me ha forfettato? Perché avendo un Ferrothorn, mi avesse mandato contro Manectric, sarei stato molto più veloce e avrei fatto un lanciafiamme. Io avendo un grande attacco speciale e un 4x, insomma, Ferrothorn ha una buona difesa speciale, ma non da resistere a un 4x contro Manectric, insomma, con un lanciafiamme. Poi avrei avuto Keldeo, che sarei stato più veloce probabilmente, e con un bel fulmine caput. Va bene, e questo è tutto ragazzi, sfida davvero molto breve e sarà fatta anche più che altro per fammi sapere insomma da voi tanti tanti consigli per la prossima sfida. Io registrerò diciamo un pochino, non di seguito ma un pochino, capito, a scala, nel senso che magari il prossimo episodio lo registrerò guardando i primi due, poi ancora guardando il terzo e questo che è il quarto, vedendo poi i consigli così a scalare in modo tale da non prendermi indietro, ma allo stesso tempo di guardare i vostri commenti. Io vi ringrazio di sopravvisione, mi raccomando ragazzi spolliciate, parlo un po' troppo veloce in effetti, sì, non ho tanta fretta dato che il video è corto, però vabbè. Vi ringrazio ancora e supportate la serie, commentate, un saluto a tutti del vostro Corazon9. Ciao ciao, scusate l'episodio è un po' breve, ma vabbè.